Buongiorno e benvenuti alla rassegna stampa di Irpina Sannio TV, l'informazione scelta per voi a cura della redazione giornalistica della nostra voce.info Anche questa mattina saremo in compagnia dei nostri tre quotidiani provinciali ma soprattutto in compagnia delle notizie di primo piano E questa mattina di notizie di primo piano ce ne sono tantissime Iniziamo col quotidiano, arrestato il figlio del prefetto Sessa, il mattino propone il cantiere a Piazza Libertà, terremoto in politica per quanto riguarda il PD e intanto i 5 Stelle hanno scelto i candidati per le regionali. Iniziamo la rassegna stampa di questa mattina con il quotidiano del Sud diretto da Gianni Festa. Apertura, arrestato il figlio del prefetto Sessa, Daniele Sessa, 31 anni, coinvolto in un giro di usura a Taranto. L'operazione è stata condotta dalla Guardia di Finanza pugliese. L'intervento, anno nuovo, corruzione vecchia di Erio Matteo. Centropagina dedicata ai lavori di Piazza Libertà. Lavori a Piazza Libertà, pronta la rivoluzione del traffico al centro. Ieri la presentazione dei lavori in una conferenza stampa. Baiano, la sentenza prevista il 30 gennaio omicidio petrillo, il PM chiede 22 anni di carcere per l'assassino, Avellino impianto i rifiuti, a Piano Dardine c'è la commissione, IACP assenze e colpo di spugna. Vediamo alcuni richiami proposti stamattina dal quotidiano Regionali, nuovo centrodestra, Berlusconi, a noi le scelte del candidato, progetto pilota, Rizzi, nessun inciucio, fuori i partiti, ieri la eh, provocazione diciamo così, del quotidiano che prospettava un accordo tra UDC e PD, smentita dal sindaco Rizzi, Altairpigna, De Caro, presto i fondi per, alla Pavoncelli, ieri la visita del sottosegretario dei trasporti, abbiamo seguito con la nostra televisione passo passo questa visita in Alta Irpinia. Politica, occupazione e sviluppo, oggi il convegno con Caldoro e andiamo ai richiami, Castellammare finisce in manette, il docente Marinelli, solo donna si uccide in clinica, gli ACP assentismo, indagati verso la prescrizione, Avellino banda dei furti Tre condanne e lasciamo il quotidiano del sud per passare ad otto pagine, otto pagine doppia apertura come sempre, cantieri in centro si va verso il caos, mercoledì via ai lavori per il styling chiude la strada davanti alla provincia e tra un mese parte l'opera di riqualificazione a Corso Europa. Benevento in città chiude l'ultimo cinema, il San Marco in via Traiano ha ospitato lo spettacolo finale mercoledì sera dopo i teatri, nuovo duro colpo alla città. Per la Pavoncelli bis De Caro assicura ripartono i lavori il sottosegretario ieri in Alta Irpina, giudiziaria, stupro in discoteca, confermata la condanna. Sette anni e otto mesi in Cassazione per Francesco Tuccia, Benevento. Organico carente in procura, ecco quattro nuovi sostituti. In città, all'oggi ACP, la denuncia, mio marito è malato e da due mesi siamo senza riscaldamenti. Trasporti, abbonamenti più cari, tibaldi contro la provincia, rubano casolio, poi lasciano messaggio alla vittima a San Lorenzello. E vediamo una notizia di... Da, che arriva dall'Union Camere, gli stranieri sal, salvano l'artigianato. E con questa notizia lasciamo anche otto pagine per passare al mattino, al mattino che sarà per noi eh, quotidiano di approfondimento questa mattina. Piazza Libertà parte il cantiere, questa è l'apertura maggiore dedicata. Ai lavori, gli assessori Giordano e Preziosi, procederemo per gradi, da fine gennaio alla chiusura dell'area, da mercoledì i lavori 320 giorni per l'ultimazione azione. Rivoluzione del traffico da corsa Europa. Tuccia, la Cassazione conferma la condanna. Ribadito il verdetto del primo e del secondo grado, l'avvocato difensore Villani presenterò ricorso. E veniamo all'incontro di oggi, l'Irpinia programma lo sviluppo. Con Caldoro la giornata sui piani per i fondi europei. Sanità, emergenza Moscati, è ancora polemica. E andiamo Ezzine non si uccide nel nome di Allah, un'intervista della collega Baracarcia, Sport, Zoff scommette su trotta grandi qualità. Oggi la presentazione del nuovo acquisto dell'Avellino e di spalla le elezioni, sondaggio web, 5 Stelle, scelti i candidati. L'intervista vetrano ex Eliseo serve un progetto, si apre ai privati e in Puglia Giro d'usura arrestato il figlio del prefetto Sessa. La tragedia, donna si impicca con un collant nella casa di cura. E andiamo alla Provincia, Ariano Irpino, Comune, nuovo impianto termico, Solofra, Pucca, La Svolta, Pronta, La Proposta, Sant'Angelo de Lombardi, Rischio Terremoto i Geologi a Scuola. E sfogliamo le pagine interne del mattino che propone in primo piano un'intervista al presidente della provincia Campacorta, protagonisti nel costruire lo sviluppo, il presidente della provincia pubblico e privato, programmino insieme, quindi grande attesa per questo incontro e sanità, turismo e impresa, la nuova Irpinia, il confronto sul presente e sul futuro della programmazione comunitaria con Caldoro, l'appello dei Vassiliadis, l'attenzione sia costante, il segretario provinciale dell'UGL, la sfida di attrezzare il territorio per investimenti e occupazione e vediamo ai 5 Stelle, regionali dei 5 Stelle, scelti i candidati. La consultazione web ha dato questo risultato. I sei sono Ciampi, Pallini, Guidi, Carosella, De Falco e De Donato. I numeri: il primo con 105 consensi, l'ultimo con 41. Le lezioni elettroniche si sono svolte giovedì. E veniamo alla visita del sottosegretario De Caro, del Basso De Caro. Acqua, la regione chiuda l'accordo di programma. Il sottosegretario del Basso De Caro nel cantiere Pavoncelli Bissi: i comuni non possono essere lasciati soli a gestire le risorse. La visita con D'Amelio negli impianti Ferrero e Altergon occupa un insieme oltre 600 persone. E prevenzione sismica nelle scuole e geologi a Sant'Angelo de Lombardi, l'iniziativa in collaborazione con l'Associazione Vittime Universitarie del Sisma dell'Aquila. Il rinnovo degli organismi, il consiglio di fabbrica alla FMA al voto senza la Fiom. Pronto soccorso, ancora attenzione al Moscati, nuovo caos degli operatori, Rosato avvia i, procedi, i provvedimenti disciplinari, violate le regole. La soluzione della CGL è ridare forza alla rete di emergenza territoriale, la funzione pubblica medici, pesano i tagli effettuati dalla Regione nelle strutture presenti in provincia e questo non può che essere vero, basti considerare la chiusura dell'ospedale di Bisaccia e eh, quello che sta accadendo per l'ospedale di Sant'Angelo di Ariano Irpino che aspettano potenziamenti promessi eh, da tempo. E' il caso, l'ASL con i sindaci, richiesto, il, richiesto il, pediatra, il pediatra in Baronia. Ieri esito positivo tra l'incontro tra i sindaci, la CISL e il direttore generale che ha dato disponibilità a ripristinare il servizio. Vetrano ex Eliseo, serve concretezza, niente veti ai privati. Il cinema non è sufficiente per attrarre persone, potrebbe essere necessario aprire attività commerciali. E il caso Piano Dardine, soluzione condivisa per bloccare i rifiuti. Piazza Libertà, parte l'operazione: 300 giorni, mercoledì l'avvio del cantiere, a dicembre la conclusione. Preziosi Giordano per gradi. Traffico a fine gennaio, la chiusura totale. E il Mattino propone il cronoprogramma del. Dell'operazione, dell che è abbastanza vasta e si insedia nel cuore della città di Avellino. Passiamo alla cronaca, in Manette il figlio del prefetto Daniele Sessa, 31 anni, è accusato dei reati di usura ed estorsione. L'intervista al marocchino Ezzine, da 26 anni, vive in Irpina. L'Islam è, è, è una religione di pace rispetto a quanto è accaduto. A Parigi Tuccia condanna definitiva a 7 anni e 8 mesi e il processo uccise il vicino per un debito, il PM chiede 22 anni, si con... Taurano si contendono la stessa donna, denunciati entrambi per stalking. E andiamo alla notizia, dicevamo in apertura, e questa è la notizia di politica che forse oggi sarà uh, sul tavolo di molti partiti, soprattutto di quelli del centrosinistra. Arriva da Napoli direttamente Renziani e sinistra puntano su un migliore stop alle primarie, svolta a PD, riunione fiume poi l'accordo, la proposta sul tavolo di Renzi e Guerini. Quindi si rischia con molta probabilità che le primarie del Partito Democratico partite già da qualche settimana la corsa e il voto fissato per il primo febbraio, questo non possa accadere. Infatti il testo del documento che oggi sarà sulla scrivania di Matteo Renzi è stato scritto nella notte, ma l'accordo nell'area Renziana, tutta senza più alcun distinguo tra prima e seconda ora, e in differita telefonica con la minoranza d'Alemiana e Cuperliana, è stato chiuso in un paio d'ore, sì alla candidatura unitaria per superare lo scontro di Luca Cozzolino. Che poi il nome, anche se non vi sarà nel documento, è quello dell'ex venduliano Gennaro Migliore, con tanto di addio alle primarie secondo le regole previste dello Statuto, il 60% delle firme dell'Assemblea regionale. Questo è quanto è accaduto in seno al Partito Democratico. Certo nei prossimi giorni vedremo i risvolti, ma di sicuro si accende un'altra miccia per quanto riguarda questo partito che non trova pace per quanto riguarda la scelta del Presidente che sfiderà con molta probabilità Caldoro nel 2015 per le regionali. E con questa notizia chiudiamo la rassegna stampa di questa mattina. Grazie per la vostra attenzione e appuntamento con la nostra rassegna stampa a lunedì mattina.